Parma si propone come il nuovo laboratorio politico nazionale con l'affermazione di Federico Pizzarotti, che ha potuto contare esclusivamente sull'appoggio della propria lista al primo turno con oltre il 34% e spianando il suo avversario Paolo Scarpa, sostenuto dal Partito Democratico, dal centro-sinistra e da due liste civiche. Ma proprio questa presenza del civismo italiano è la novità della elezione a Parma. Il vantaggio, dico anche, di questa elezione è stata cambiare completamente la vecchia politica dell'amministrazione comunale. Abbiamo la Lega, che non c'è mai stata, e comunque tutte persone nuove. Abbiamo un PD dimezzato rispetto al passato, con persone comunque nuove che non avevano fatto esperienza, e una lista civica, quella di Scarpa, che comunque anche qui persone al di fuori del contesto partitico. Sulle elezioni di Parma ha pesato in maniera incisiva il fattore astensionismo. Solo il 45,17% degli elettori ha deciso per il governo della città. Ma il dato ancora più importante di questa elezione è l'annientamento del Movimento 5 Stelle, che dopo aver scomunicato Pizzarotti a Parma sparisce, consolidando un'altra tendenza a livello nazionale, come ammesso il senatore parmigiano Giorgio Pagliari del Partito Democratico. Obiettivamente la vittoria di Pizzarotti è la vittoria dell'antigrillo. Effetto Parma a questo punto assume una valenza nazionale indiscutibile. La vittoria di Pizzarotti è un altro segno della crisi del Movimento 5 Stelle. Un altro paradosso del caso Parma è costituito dalla probabile confluenza dei voti della Lega e del centrodestra, circa il 20% al primo turno, sul sindaco Pizzarotti. E tra i temi tipici che nella politica italiana sono patrimonio del centrodestra c'è la questione sicurezza. La sicurezza è, secondo me, la cosa più importante. E io la sicurezza a Parma la vedo. Ci sono delle zone in cui potrebbe essere un po' più sicura la città. Soprattutto quando ci sono i neri che vendono cose abusive, fanno finta di niente. In centro, se uno fa un giro, c'è un degrado, e quindi penso e spero che ci sia un cambiamento. A raccogliere i timori dei cittadini che sulla sicurezza toccano il fenomeno immigrazione è stato stavolta però il candidato del centrosinistra Paolo Scarpa. Questi anni Parma ha fatto degli arretramenti dal punto di vista sociale, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della collocazione strategica della città. Abbiamo perso dei pezzi importanti tra i nostri asset principali, quindi Parma deve recuperare se stessa, quel ruolo che le compete. I cittadini però non sembrano aver ravvisato l'immigrazione a Parma come una presenza di minaccia alla sicurezza, come dimostra anche l'elezione nel Consiglio Comunale per effetto Parma di Nabilia Maidra, mediatrice culturale del Centro Antiviolenza. La giunta Pizzarotti, sia la Lega sia quella che ci sarà da domani in poi, penso che apprezza l'immigrato che lavora e si impegna, è qua per dare il suo contributo, e giustamente la gente che viene qua per fare criminalità o fare delle cose che possono solo danneggiare la nostra città, è ovvio che dobbiamo prendere delle decisioni per titolare la nostra città, giustamente, da chiunque, al di là di fuori, di immigrato o non è immigrato. Nonostante alcune dichiarazioni elettorali non diventate realtà durante i precedenti 5 anni di amministrazione, come la mancata chiusura dell'inceneritore, Federico Pizzarotti raccoglie la fiducia di avversari e sostenitori. Ha convinto soprattutto la sua indipendenza dal sistema dei partiti. Pizzarotti me ne è stato bene. Ha fatto il gesto di togliersi dai 5 Stelle e ha dimostrato che non si può comandare da nessuno. Pizzarotti mi piace che è onesto, che non ha le mani sporche, non ha di politica importante, lui si interessa della città. È onesto, bravo e mi piace. Ha amministrato bene. Adesso speriamo che, se ha sbagliato qualcosa, corregga quello che ha lasciato indietro. Io ho sentito parlare Pizzarotti e mi è piaciuto dal punto di vista umano. Il patrimonio politico accumulato da Pizzarotti dal momento del distacco dai 5 Stelle potrebbe ora trasformare effetto Parma in effetto Italia,
una rete nazionale di liste civiche lontane dal grillismo in disfacimento, che rischia di diventare l'elemento più innovativo della politica italiana dei prossimi anni. E Pizzarotti non nega affatto questa prospettiva. Noi abbiamo detto, siamo concentrati sulla città e questo vogliamo essere. Io voglio rimanere il sindaco di Parma per i prossimi 5 anni tranquillamente. Se poi questo potrà voler dire dialogare con altre città, dialogare con altre realtà civiche, questo ho sempre detto che è auspicabile, perché le città si devono unire. Io penso che tanta della ripresa italiana possa partire dalle città, dalle loro politiche, anche sulle tematiche ambientali, su tanti tipi di tematiche, e quindi ben venga una rete di città che voglia